avremo modo di... prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che le vorrebbero dire qualcosa per il bilancio. Così. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove sta, abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. Stelle è anche presidente della commissione cosiddetta Spending Review, quella che dovrebbe fare, no, un lavoro per recuperare un po' di soldi. Allora, toglietevi la soddisfazione di sapere che nel bilancio 2015 la gestione attuale, Marino Alemanno più o meno stessa cosa, gestisce circa 6 miliardi e 230 milioni di euro. Di questi 6 miliardi e 230 milioni di euro, per gli investimenti, cioè per le cose che devono durare per questa città, su quei 6 miliardi e 220 milioni di euro ci sono appena neanche il 2%, cioè praticamente, scusate, io faccio l'insegnante ma semplifico, una stronzata, cioè il 2% per gli investimenti per questa città. Perché? Perché dicono che non ci sono i soldi, no? Come al solito, ci sono i soldi per poter a malapena far sopravvivere i nidi, a malapena illuminare la città, ma mancano i soldi per gli investimenti, cioè gli investimenti in questo bilancio non sono neanche dei 200-230 milioni, una cazzata. Qui Daniele Frongia, come presidente della commissione, ci ha fatto un mazzo così e in più di un'occasione pubblica ha fatto emergere che in questa città ci sarebbero, pensate un po', oltre che 900 milioni di soldi recuperabili. A casa! Che dobbiamo fare? A casa! Il dettaglio a Daniele, che ringraziamo. Grazie Claudio, io sono quello dei numeri, ho aggiornato la tabellina. Allora, ci dicono che non ci sono soldi. Ci sono i tagli, le liquidazioni, ci sono sempre meno servizi, lo vediamo tutti, non è una nostra considerazione come gruppo politico. Ebbene, la verità è ben diversa, vale a dire che i soldi ci sono ma vengono in larga parte sprecati. Il miliardo di cui parlava Claudio è proprio quello, cioè noi abbiamo trovato per 900 milioni di euro l'anno, tanto per darci un'idea che effettivamente mi ha un po' aperto gli occhi, sono 1700 miliardi di lire ogni anno, vengono presi solo di Roma e bruciati. Allora abbiamo fatto diverse commissioni in quest'anno e mezzo e ogni volta abbiamo aumentato questa cifra fino appunto ad arrivare quasi a un miliardo, ed è incredibile, tanto più che poi vediamo dei bilanci che in qualche modo tolgono servizi ai cittadini, servizi e diritti, se pensiamo per esempio anche ad Acea. Vi faccio qualche esempio, ed è bene parlarne adesso alla vigilia del nuovo anno santo straordinario, perché noi quest'anno santo straordinario è praticamente sempre tutti i giorni, perché noi non lo sappiamo, ma tramite il gabinetto del sindaco, tramite gli assessorati, i dipartimenti, c'è un fiume di denaro pubblico nostro che a nostra insaputa va alla chiesa, a istituti religiosi di qualsiasi religione in un paese laico, e noi non sappiamo nulla. Lunedì pomeriggio tireremo fuori i dati. Abbiamo visto, abbiamo scoperto dei documenti mai usciti prima che sono incredibili. Noi paghiamo, diamo dei soldi veri, contanti, cash a delle chiese di periferia per aiutare delle famiglie bisognose, ma allo stesso tempo non diamo soldi al municipio che non può aiutare le famiglie bisognose. E ci licenziano, aggiungiamo. Ebbene, a parte questo, ci sono dei costi, extra costi che sosteniamo per il Vaticano, per oltre 400 milioni di euro l'anno. Poi abbiamo degli errori che abbiamo fatto nel censire il patrimonio.
noi ancora non sappiamo qual è il patrimonio Roma Capitale, non sappiamo tutti gli immobili di nostra proprietà. È una parentesi, noi abbiamo un'assicurazione Adir che ce li assicura, pur non avendo la lista completa degli immobili. Una volta che questi geni hanno liquidato Adir, quale sarà l'assicurazione che ci farà una polizza? Nessuno, chiaramente. Ebbene, per questi errori catastali che abbiamo e di censimento abbiamo uno spreco di altri 200 milioni di euro. Poi per come gestiamo il patrimonio immobiliare, a questo punto per come non gestiamo il patrimonio immobiliare, a parte il residenziale ma anche nel non residenziale, noi diamo degli studi professionali ai dentisti, degli hotel a 4 e 5 stelle a 2 lire al mese, mentre poi lasciamo migliaia di persone senza una casa. Illuminazioni pubbliche, anche qua enormi sprechi. L'abusivismo degli hotel, degli esercizi ricettivi, parliamo di oltre 5.000 strutture che sono del tutto abusive a Roma, e noi abbiamo fatto in 2 anni quanti controlli abbiamo fatto? Vediamo quanto siamo stati bravi. In 2 anni quanti esercizi abbiamo controllato? Noi Roma Capitale, vale a dire tutta quanta la struttura, polizia municipale, i dipartimenti, quanti? No, ne abbiamo fatti un po' più di 4 in 2 anni, siamo 24.000, ma ne abbiamo fatti circa 150. Quando abbiamo 5.000 strutture abusive e abbiamo fatto solo 150, ecco, lì sono altri 35 milioni di euro che abbiamo preso, li portiamo in piazza e li bruciamo. Ora, questo è del tutto inammissibile. Finisco poi su un'altra cosa che ci sta particolarmente a cuore e ce ne occuperemo adesso con più attenzione per quanto riguarda Ceato 2, non solo dal lato acqua, anche per quanto riguarda proprio le dinamiche dell'azienda. Ma è possibile che noi, in una città che va a picco con i problemi che abbiamo di casa e di non arrivare a fine del mese, paghiamo dei manager 37.000 euro lordi al mese? Meno male che ne avete voi, così me l'avete tolto dalla bocca. Allora abbiamo fatto un'interrogazione, ci hanno risposto. Prima non ci hanno risposto perché ACE ci dice siamo quotati in borsa, non possiamo fare brutte figure e allora non possiamo dare queste informazioni ai consiglieri. Poi ce l'hanno date, un file ve lo farei vedere, 52 pagine, non si capisce nulla, però i dati li abbiamo presi per vedere gli stipendi, 37.000 euro al mese, senza vergogna, senza un curriculum. Ma chi sono questi qui ai quali diamo? Ma chi è questo americano? Chi cazzo è questo giovane settantenne americano che gli diamo 300.000 euro al mese per rifare in ACEA, per rifare l'organigramma? Ma vaffanculo! Ma diciamo!